E come si dice in gergo, uno dei gioielli di famiglia Perfano è la Pinacoteca Comunale, meta ogni anno di migliaia e migliaia di visitatori, amanti dell'arte, che sanno della sua presenza nel Museo Cittadino. Dopo un lungo restauro, con una cerimonia di grande impatto emotivo nella chiesa di San Pietro in Valle, è stato collocato e scoperto e mostrato a tutti nel suo magnifico splendore. Ma le condizioni presenti nella splendida chiesa non sono le ottimali per ospitare e mantenere in buono stato la preziosa tela sfuggita miracolosamente alle razzie napoleoniche. Dopo di una settimana passata nella sua casa originaria e per la quale è stato voluto e concepito, l'Annunciazione è tornata nelle più idonee ed adeguate sale della Pinacoteca. Per problemi di umidità della chiesa, ma noi contiamo in un futuro, sarebbe molto bello che il museo di San Pietro fosse riportato allo splendore originario. Quella settimana in cui l'Annunciazione è stata riconsegnata al suo luogo originario ha dato il senso dell'importanza di questa operazione, ma anche il prestigio di questa collezione, che comunque è considerata tra le più importanti delle Marche e in cui Guido Reni aveva bisogno di cure e di restauri. Percorso articolato, quello fatto dal Lions Fanese per intraprendere questo lungo restauro. 3 anni di impegno e di lavoro, dalla scelta della gara per la scelta dei restauratori, 3 direttivi Lions, 3 presidenti e anche tanti interlocutori come l'assessorato alla cultura di Fano, come la sovrintendenza regionale e come anche gli autori del libro che ci accingiamo a presentare alla città di Fano sul restauro. Lions Club, che ha nel proprio DNA il mecenatismo e la conservazione del patrimonio culturale e storico delle città dove opera. A livello locale il Lions ovviamente dialoga con la città, dialoga con l'amministrazione e sempre punta a lasciare dei segni nella città, così nel passato, così con questa operazione. È stata un'operazione impegnativa e che ci ha dato molta soddisfazione, perché indubbiamente abbiamo restituito alla collettività un'opera bellissima che siamo riusciti per un momento, d'intesa con l'amministrazione e la sovrintendenza, a ricontestualizzare nella chiesa di San Pietro in Valle per la quale era stata commissionata nel 600.